Gute Nacht, 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6. Buondì, buondì, buondì. Allora, rieccoci noi. Stamattina devo consumare un bel po' di pomodori e quindi ho deciso di fare due ricette. La prima è la salsa, ovviamente, fatta in casa, che poi provvederò a metterla in contenitori di plastica e eventualmente anche congelarla in modo da non farla andare a male, perché noi stiamo appunto facendo questa dieta e quindi non possiamo attualmente mangiare pasta. E poi la focaccia di Nino. La focaccia di Nino è buonissima, è un bello stuzzichino, diciamo. Dunque, io la faccio nel bimbi perché ho il bimbi. Voi potete farla tranquillamente con un mix o impastato anche sano. Adesso in base a quello che vi dico deciderete. Prendiamo una patata cruda. La dobbiamo sbucciare e mettere dentro il boccale a pezzetti, perché dobbiamo andarla a tritare, quindi nel momento in cui dobbiamo tritare potete usare un tritatutto. La focaccia di Nino è molto buona, croccante al punto giusto e morbida al punto giusto, ed è quella che si usa per mettere sopra l'oliva piuttosto che il pomodoro o quant'altro vi piace, la sardina, dipende che cosa vi piace di più. Quindi facciamo pezzettini e li andiamo a mettere nel nostro boccale a pezzettini. Okay. Adesso abbiamo messo la patata sbucciata a pezzettini. Il lievito ce ne serve un mezzo cubetto, lo sbricioliamo e tritiamo per 10 secondi alla velocità massima. Perfetta, bella tritata, vedete? Si vede già anche dal coperchio. Portiamo tutto sul forno. È rimasto ancora qualche pezzettino, però fa niente perché tanto dopo si sciuccia. Dunque, adesso possiamo aggiungere la farina, il sale, lo zucchero e l'acqua. Quindi farina 600, chi ha la manitoba può mettere anche 300 ma normale, 300 manitoba. Io metto 600 di 00. Quasi, eccolo qua, 600 di farina. Il sale e lo zucchero, un cucchiaino di sale e un cucchiaino di zucchero. Mettiamoli in due punti separati, in modo che non si toccano. Quindi un cucchiaino di sale, un cucchiaino di zucchero.
in due punti separati, senza andarli a toccare. Poi abbiamo messo il sale, lo zucchero, mettiamo 4,50 di acqua. Sì, 450 millilitri di acqua. Perfetto. Vengo, torno, arrivo, faccio, ma perché io ho l'abitudine di mettere via subito tutto, quindi non attendo di creare disordine. Altrimenti dopo è più difficile mettere a posto. Ok, a questo punto impastiamo 3 minuti. Spiga. E andiamo. Impastiamo per 3 minuti. E poi passiamo comunque al tritare di nuovo. Altra, dopo i 3 minuti ci rivediamo. Eccomi, sono finiti 3 minuti. Adesso invece per 3 minuti andiamo a velocità 6. Quindi dobbiamo tritare praticamente nuovamente il nostro impasto. Ok? Andiamo. Appena finisco riprendo il video, perché farvi stare 3 minuti ad attendere mi sembra esagerato. Eccoci a noi, ho finito, abbiamo tritato ancora per 3 minuti a velocità 6, crea le bolle adesso, volevo farvelo vedere, è così, liquido, molto liquido, e crea tante bollicine adesso, perché ha inglobato molta aria. Quello che dobbiamo fare adesso è spegnere il nostro bimbi, così, mettiamo da parte, togliamo il misurino e lasciamo a lievitare fino a quando vedremo che al di fuori si crea una bella bolla, ok? Quando è bello che è lievitato possiamo iniziare a lavorarlo, ci vediamo dopo la lievitazione. Ciao a tutti e rieccomi, vedete? Sta praticamente sbrodolando fuori ormai, era già anche arrivata proprio fuori dal cerchio, crea la famosa montagnetta, no? Allora, arrivati a questo punto, noi prendiamo una bella ciotola tagliente, la ungiamo, perché ci servirà anche ungerci le nostre mani, quindi sotto un po' d'olio. Ecco! Basta qualcuno che è morto! Allora, prepariamo la nostra teglia. La teglia che è fatta unta, non so che cosa che ho fatto dentro. Allora, eccoci a noi. Tutto quello che faremo è fare le mani con olio e andarla a distaccare per recuperarla. No, Dominic, con lo scotch qua no, dai. Vai a giocare di là con lo scotch. Ribattiamo la nostra focaccia. Guardate che meraviglia. Ripeto, è una focaccia molto molto molle, eh? Non è che ci serve fare grandi cose, fa un po' da sé. Guardate che ramatura ha fatto la lievitazione, è bellissima, si denota dai bordi che ha fatto una lievitazione bellissima. Allora, adesso con molta attenzione ungiamo come sempre le nostre mani, perché è veramente super appiccicosa.
Io mi metto un po' di olio qua nell'angolo, così riesco a picciarci le mie manine e a ungermele, perché se no non riusciamo assolutamente a toccarla. Volevo prendere la teglia, metterla qua e farvi vedere. Sistemo un attimo questo. Sto toccando ovunque. Dopo altro che pulire. Allora, a questo punto possiamo accendere anche il forno. Però io prima devo andare un attimo a staccare la lavatrice, se no salta la corrente. Arrivo. Eccomi di ritorno, ho staccato la lavatrice perché sennò mi salta la corrente. Dunque, mettiamo il nostro forno a 200 gradi, andiamo a preriscaldarlo, così abbiamo tutto il tempo per fare le nostre i nostri pomeriggine di lino. Io le faccio piccole. Allora, chi la vuole far grande la dispone su tutta la teglia e ci va poi a mettere sopra quello che gli dobbiamo mettere. Io mi piacciono particolarmente piccole, a mo' di stuzzichino. Quindi prendo il mio impasto. È appiccicosissimo. Era un po' che non la facevo più. Ne prendo un po', lo vado ad adagiare. E ne faccio un po' piccole. L'idea di questa roba appiccicosa è un po' schifosa, però vi garantisco che il risultato è fantastico. Ok? Non vi spaventate per la appiccicoseria, proprio qui, però. Poi ve ne farò anche una grande a questo punto, perché vedo che mi viene tutto corretto. Garantisco che è buonissima, questo tipo di focaccia, ma proprio buona buona. Facciamo 8 così e poi le altre ve le faccio vedere grande. Scoccia di là. Neanche poi tanto grande, perché mi sa che non resta tanto. Così le nostre 8 focaccelle le ho. Questo rumore è mio figlio che sta giocando con lo scotch, è l'unico modo per tenerlo buono. Allora, ok, torniamo. Passiamo subito queste focaccine. Eric, non me lo fare piangere. Rieccomi, sono andata a pacificare un po' le anime di là. Prendo dei pomodori, glieli vado a mettere nella parte in centro, sopra, in centro, così, solo mettendola sopra. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Ok, adesso se ritorna a stare buono li vediamo, È un ragionare unico con i telefoni. Ok, quindi mettiamo sopra questo mezzo pomodoro o di più, vedete voi quanti ne volete mettere. Comunque pomodoro, a me piace il pomodoro. Se preferite le olive, mettete le olive. Se avete zucchine fatte a julienne, mettete anche quelle. Io gliele metterei ancora un po', sono venute abbastanza grosse. Se
fresche, capito? A me piace un sacco il pomodoro fresco, poi. Assolutamente divino. Mettiamo un altro qua e mettiamo ancora qua pomodori. Ok, pomodori messi. Ora andiamo a mettere una goccia di sale sopra ognuna. Poi andiamo a mettere origano. Eccole qua, queste sono già pronte per essere infornate, perché non hanno più necessità neanche di fare altra lievitazione. Allora, attendiamo che la temperatura però arrivi e poi le andiamo a infornare. Ragazzi! Allora, adesso andiamo a fare quella più grande, visto che ne ho ancora. C'è un suono di trilli, di urli. Mettiamo carta al forno. Lascia giocare il bambino, Sta scappando da te il bambino. Vai a giocare, Dominic, vai. Cosa, Dom? Che cosa c'è? Ah, non vuoi più giocare? Dopo. Allora, tiriamo giù quest'ultimo pezzo di focaccia. Adesso le fa la mamma, Te le mangi tutte? Sì. Tutte, amore. Uova. Anche. Cosa? Anche uova. Si appiccica parecchio. No, non è uovo, è pomodoro. Allora. E a mangio. A mano unta, ripeto. Andiamo a schiacciarlo. Ecco. Quello è l'origano. A mano nuda. Schiacciamo. Basta che sia unta, perché sennò vi bollate completamente. Adesso lo mettiamo, aspetta un attimo. Io metto io. No, tu non metti. Mamma, questo prendo. Salire, metto questo. Dopo, aspetta che la mamma mette il resto prima. No? No, se hai aperto proprio giusto quello che fa cadere giù. Metto. Metto qui. Allora. Ora qui. Ora qui. Qua. Metto qui. Mettiamo io. Sui nostri pomodori. Ne faremo una formata un po' più piccolina e una un po' più grandina. Mamma, io metto qua. È venuta tipo il formato di una pizza quella che è rimasta. Io metto terzo. No. Te lo dico io quando? Adesso metto i pomodori. Metto. Ok. Dopo passiamo a mettere. Va bene, lo vediamo. Aspetta che prima metto tutti gli ingredienti. Ok? Dacci no. Ecco fatto. Messi. Adesso aspetta, secondo me fai un disastro, infatti hai aperto quello grande, questo. Sì, dai, vai. Ok, basta, dai, aspetta che lo metto di qua, che non c'è origano. Poi avevamo detto
sale. Io metto sale. No, mette mamma sale, sai perché? Perché se diventa troppo salata, dopo non si può mangiare. E olio. Stavolta io ne metto proprio poco poco perché è già abbastanza unta la mia pentola. Dunque, adesso blocco un attimo e riprendo che vi faccio vedere come sono venute. Eccomi qua, giriamo la telecamera. Questo è il risultato, focaccia di Nino un po' più grande, focacce di Nino piccoline. Forno, finalmente adesso visto si è spento la lucina, quindi passiamo al cielo terra e andiamo ad infornare. Le mettiamo in forno fin quando vedremo che sono belle dorate, ok? Quindi passiamo a mettere tutto in forno. Fatto? Sì! Messo tutto in forno, chiudiamo. Si sta abbassando la temperatura. Ok, fin quando sono belle dorate attendiamo che vengano pronte. A dopo! Prime focaccine pronte, quelle piccoline ovviamente. L'altra l'avevo messa talmente sotto che ancora è, ovviamente non è neanche iniziato a cuocere. Allora, prendiamole una a una e le andiamo a mettere. Però soltanto, forse meglio di no, questo. Andiamo. E disponiamo i nostri piatti di portata. Chiaramente anche quella grande deve diventare così bella dorata, eh? Sono proprio delle focacce così croccanti fuori e morbidissime dentro. Di focaccine pronta, dopo l'altra la taglierò a cubetti e la metto in un altro piatto. Pronte da mangiare e da gustare. Chiaramente adesso sono un po' caldine, però magari riesco ad aprirne una per farvi vedere come vengono. Vedete, assolutamente brucia, morbidissime, e la mollica è proprio bella. Buon appetito! Buon appetito a tutti con le nostre focaccine di Nino. Bye bye!